e affrontano la patologia per possibilità di aiutare il paziente si concretizzano. Questa è una cosa, questo è un messaggio più importante. Comunque, bravissima, grazie. Allora adesso scusa. Grazie, ma prima alle altre. Sì, in particolare io consiglio l'alga kombu, l'alga wakame, anche soprattutto perché aiutano, non siamo abituati ad assumere di tanti frutti, soprattutto di legumi, e l'alga kombu in particolare aiuta a ridurre il metabolismo, facilita la digestibilità dei legumi durante la cottura, che aiuta durante la cottura, e quindi sono valide per questo, in più sono fonte naturale di iodio invece del sale iodato e fonte di omega 3. Quindi io sono con i legumi, sì, la wakame sono valide, hanno un ottimo sapore. Non certo il lavoro e il mare, quindi un po' di sapore di mare c'è, cioè, in pasta comunque perché è molto concentrata. Però poi si attengono durante la cottura, quindi non la fastidio. Ok, poi per quello che riguarda la soia, visto che pazienti oncologici, soprattutto stata mammario, la supplementazione è consigliata. L'alimento invece. L'alimento soprattutto deve essere un po' più biologico, quindi prodotto con alimenti biologici. E consigliata, può essere consigliata a base dosi, quindi senza esagerare, tutto senza esagerare. Quindi viene trattato oncologico e anche assolutamente sì, perché è una proteina vegetale, una leguminosa, e quindi da preferire alla carne, perché è una proteina salinizzata. Perché tutte le sono da evitare durante la nutrizione, assolutamente possibile dire che non dobbiamo mangiare il pomodoro. Velocemente, nella terapia integrale in oncologia non ho visto comparire la terapia al basso dosaggio, la low dose therapy, perché a me è capitato di utilizzarlo in una paziente oncologica con ottimi risultati la microimmunoterapia. Non so se la non è a conoscenza. Non è a conoscenza. La microimmunoterapia. Microimmunoterapia, una terapia a basso dosaggio con soluzioni omeopatiche. Altre domande? Allora, io volevo dire solo una cosa. Allora, è più importante drammatizzare una cosa. La presenza della psico-oncologia è un elemento importante ed è veramente fondamentale nel percorso del paziente oncologico preoperatorio e post-operatorio per accettare, per andare avanti sulla malattia. È fondamentale, penso ce lo dobbiamo mai dimenticare. Altra cosa importante, non ci dimentichiamo mai, si mangia bene, ma bisogna anche avere un'idonea idratazione. Assolutamente. E anche il microbiota. Io vi chiedo scusa, ma sono ritardo, ci ripetiamo magari qualche altra domanda nella sezione della discussione, altrimenti dobbiamo fare un'altra la prossima replica. Grazie. La dottoressa Innocento? Nutrizionista biologa, una libera professionista, lavora in sintonia con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, un grande master di comportamento alimentare, ha scritto dei libri per sfatare novità e fandonie sulle diete, quindi nessuno da dire ci può dare delle informazioni importantissime, diciamo sempre in relazione all'alimentazione e alla qualità del cibo. Grazie. Per l'invito una relazione un pochino più leggera e intossicante perché un po' più divulgativa, però appunto sarà importante perché mi è stato chiesto di parlare di alimenti moderni e danni alla salute, ma poi anche di trattare per quanto brevemente una parte sulle diete più famose, adesso vediamo anche come mai. Ok, allora parliamo un attimo di numeri, nel senso
senso del perché stiamo parlando di questo, ovvero questo è un sito che vi invito a guardare. È un sito che vi invito a guardare, si chiama How Old is Data, potete impostare i criteri di ricerca rispetto al periodo storico, rispetto alla zona, rispetto soprattutto alla motivazione della ricerca. Io qui ho cercato la prevalenza dell'obesità negli adulti di chissà quante regioni, quindi per Oceania, America Latina, Africa e così via. Quello che si vede è che ne stiamo parlando perché negli ultimi 40 anni la media mondiale di persone obese è triplicata, da quello che era un 4% e mezzo fino al 12,8% al 13%. Quindi sta aumentando velocemente anche in regioni del mondo dove non ci aspetteremo di vedere in realtà questo. Qualche altro dato, parliamo d'Italia stavolta, dove la percentuale di obesi adulti è salita dall'8% al 20%, quindi il trend è dritto, chiaramente l'ultimo numero qui del 2016, ma ovviamente sta soltanto ad aumentare nella stessa identica maniera. Parliamo anche di quello che è la percentuale degli obesi al 2016 a livello mondiale, vediamo che gli Stati Uniti e Arabia Saudita sono il 40%, quindi quasi la metà delle adulti definibile come obeso, quindi sono dati estremamente forti ed estremamente importanti, ecco perché siamo qua anche a parlarvi. In questo contesto ovviamente il mercato delle diete è estremamente avanti, nel senso estremamente presente ed estremamente importante. Quindi quello che attualmente esiste in commercio sono qualcosa come 30.000 manuali di diete, di cui l'80% non è stato scritto neanche da medici, quindi non da professionisti del settore, ma da ovviamente imprenditori che hanno chiaramente avuto un ottimo riscontro. La diet industry, perché di questo si tratta, parlano di prodotti di vendita, quindi integratori, alimenti speciali, alimenti particolari, manuali di dieta, percorsi di dieta e così via, muove all'anno 500 milioni di dollari al mondo. Quindi è un mercato enorme ed è ovviamente oscillato da una necessità enorme, ma nonostante tanti di questi libri, tanti di queste diete, il problema non sta migliorando, quindi c'è qualcosa che non sta funzionando e adesso ne parliamo. Perché ne stiamo parlando qua? Perché è chiaro che siamo tutti professionisti della salute qui in presenza e non è che non lo sappiamo che molte diete non vanno bene, però ne parliamo perché il nostro ruolo deve essere fortemente divulgativo, quindi dobbiamo conoscere quello che c'è in giro, quindi le diete famose che esistono, se deve essere intollerante non avevo tempo di parlare oggi, ma anche quello dovrebbe da affrontare, le diete di moda, lo dico perché sapendo, conoscendo la dieta, conoscendo il suo principio, quando il paziente ci racconta di averla fatta, abbiamo informazioni più di lui, perché un certo tipo di persona va a fare una Dukan, un altro tipo di persona sceglie una piattaforma e dà informazioni sulla persona che abbiamo davanti, oltre al fatto che conoscendo quello che c'è in giro possiamo operare noi corretta informazione. Allora qui ho messo dei sondaggi, questa è una schermata in realtà abbastanza vecchia perché comunque la platea di follower è un pochino diversa adesso, comunque questo qua sono dei sondaggi che ho fatto sul mio profilo Instagram qualche anno fa, preparando una lezione di questo tipo. Quello che ho chiesto alla mia platea era se avesse senso seguire una dieta basata sul proprio gruppo sanguigno. Una rassicurante percentuale del 78% mi ha risposto di no, per quanto rimane un 20% circa che ritiene che abbia già senso. Poi ho chiesto ancora, secondo le persone, i test di tolleranza alimentare sono utili per capire come mai non riusciamo a dimagrire. E già un più demotivante, 76% pensa di sì. Platea vista, chiaramente, platea di utenti, quindi non erano una manciata di colleghi che mi follower, però ovviamente sono persone interessate all'argomento. Alla fine ho rilanciato la terza domanda, nella scalina può cambiare il pH del nostro corpo e proteggerci dalle malattie. Ho formulato le proposte e la domanda in questa maniera, 75% sì, ok, questo è un dato molto demotivante. Ecco perché dobbiamo impegnarci anche noi per poter spiegare al paziente, all'utente che non è così. Dividerò le diete di cui parlerò in due nuove categorie, le diete di marketing, quindi quelle che hanno al fine ultimo la vendita di prodotti, di libri, di ricettari e così via, di integratori anche, e le diete come fuffa, e qui andrete anche appunto una parentesi per intolleranza, ma non ho tempo oggi di parlarne. Affrontiamo la famosissima dieta Dukan, io vado rapida perché siamo molto ridate, sono contenti che conosciamo, però se avete domande poi ne riparliamo. Allora, la dieta Dukan, la famosissima Dukan, è stata ideata dal medico nutrizionista Pierre Dukan, che può essere radiato dall'alto perché ha prescritto un farmaco antidiabetico con una paziente per dimagrire che può causare diverse problematiche. È una dieta iperproteica e chetogenica. Sul chetogenico, rapidissimamente, ne parleremo un attimino dopo. Come funziona questa dieta? Chiaramente esiste il libro della dieta Dukan, quindi la signora Maria può andare a comprare e seguire questa dieta.
C'è una fase di attacco in cui si riduce la chetosi, sono concerti senza limite, molto importante, una, circa 72 alimenti che sono mediamente controproteiche, quindi parliamo di carne, pesce, uova, affettati, insaccati, ne ho parlato con la collega precedente poco fa, e formaggi, poi c'è, e fa dura una settimana, perché oltre questo è anche insostenibile, completamente insostenibile. C'è una fase di crociera che prevede l'aggiunta di verdure, fondamentalmente un elenco di verdure con tutte quante, e dura finché non si raggiunge il peso ottimale, finché il paziente non decide che quello è il suo peso. Anche qua, chi è che gli ha detto qual è il suo peso ottimale? Nessuno. Comunque dura fino a quella fase. C'è una fase poi di consolidamento in cui dura 10 giorni per ogni chilo perso, in cui si riproducono i carboidrati piano piano e si mantiene, come poi sarà nella successiva fase di stabilizzazione, un giovedì di proteine, che rimane così per bilanciare gli eccessi calorici, eccetera, per evitare, secondo poi Lucan, la ripresa degli infetti. Quali sono i problemi? Innanzitutto l'enorme problema, forse anche il principale, è fare da te, perché la chetogenica sappiamo essere una dieta molto delicata, molto particolare, molto da valutare, e quindi chiunque in questa maniera può comprarsi il libro di ricettare i prodotti adeguati e seguirla. Un costo, perché prevede un sacco di carne, principalmente anche affettati, di conseguenza ha un costo anche di acquisto di prodotti molto elevato. Il marketing, perché ovviamente viene pubblicizzato come la soluzione definitiva, come la perdita di peso rapidissima, perché poi di fatto così, quindi anche quello che poi non soltanto la pubblicità per arrivare a fare questa dieta, ma quello che poi la dieta vende, quindi tanti ricettari, tanti libri, tanti prodotti, perché Tucano ha fatto anche linea di alimenti a marchio. Eccesso di proteine grassi saturi, l'abbiamo parlato poco fa, quindi non mi soffermo, e la mancata educazione alimentare, perché ricordiamoci che una persona che approccia una dieta e si fa scegliere la vitamina ha anche tanti di da perdere perché cerca la soluzione rapida, è una persona che per una ragione o per un'altra ha un problema del cibo, quindi che sia diseducazione, che sia abbuffate, che sia rapporto col cibo da capire, che sia qualsiasi motivo per cui la persona è arrivata a un certo peso, io gli sto concedendo, gli sto avvallando il fatto di mangiare quantità illimitate, perché è così, di una certa categoria di alimenti. Il paziente si può abituare a mangiare in questa dieta, e può durare anche mesi, a mangiarsi 3, 4, 5 atti di prosciutto crudo, a mangiarsi sano tranquillamente con il spuntino senza fame la sera, e poi si troverà a dover mangiare normalmente, una volta che la chetosi, quindi che il processo magico che gli permette di mangiare così tanto ma dimagrire, si interrompe, si troverà a dover mangiare e a confrontarsi con la fame che non ha risolto, con il motivo per cui mangia, che non ha risolto, quindi è molto molto pericolosa anche dal punto di vista psicologico. Certo, io ho praticamente garantito e promesso, perché per quanto uno possa reintrodurre delicatamente i carboidrati nella fase successiva, nella fase di consolidamento, è comunque molto facile che accada, perché comunque è molto drastica, è stata un'ipertoteca, è anche molto, ripeto, non cura la parte di educazione alimentare del paziente, che è la parte molto più importante del nostro lavoro. Parentesi sulla chetogenica, ripeto, rapidamente, sappiamo tutti che è un processo naturale, non è una cosa dannosa, non è una forzatura che facciamo al nostro corpo, ma è un piano bene dato in cui i carboidrati non bastano, quindi siamo bravissimi a saperlo utilizzare grazie alle fonti energetiche e anche alle proteine. Il problema è che si consiglia fai da te, perché il protocollo va valutato, il paziente può non essere adatto, perché può non essere adatto fisiologicamente, perché magari è insufficienza renale, magari è cardiopatico, magari è una gravidanza, quindi non è adatto a tutti, il professionista deve decidere se questo paziente può seguire questa dieta oppure no. La capacità psicologica, dicevamo, che soffre di distorsione alimentare, acquistate e così via, il permesso di poter consumare alimenti a cibo è pericoloso, soprattutto anche nei casi di patente psichiatrica, cioè questa congelicata. Il momento storico adatto, al paziente, perché magari l'estate è troppo drenante come dieta, quindi spesso si hanno problemi con la pressione, quindi anche lì bisogna valutare quando ha senso farla, e poi la durata, perché di media una chetogenica si fa durare 21 giorni, come detto, insomma nei casi un po' più particolari, invece qua finché non si perde tutto fino alla fine si tira avanti, questo è pericoloso. Altra dieta è la dieta canoreca, che in realtà non si chiama dieta canoreca, ma regime alimentare coperto da brevetto, perché il signor Sandro Camerca, che non è un professionista, neanche medico, come Tucano, ma è un imprenditore del settore turistico, che lo aveva ereditato poi all'assieme dai genitori, propone questa dieta che è una ipocucitica di enormoproteica e chetogenica. Questa è una dieta che io categorizzo come dieta marketing, perché prevede la necessaria vendita dei suoi prodotti a marketing, perché senza quelli non si può fare questa dieta. Come funziona? Anche qua fase intensiva, perché poi a loro piace il
leggere le pagine, non un sacco attivanti, che prevede appunto l'infusione della chetogenesi, che dura da 7 giorni alle 3 settimane, a seconda di quanti chili bisogna perdere. Si chiaramente tolgono i carboidrati e buona parte dei grassi, sono concessi per pura volontà, carne, pesce e uova, una volta al giorno. Inoltre, questa è la chicca, diciamo così, nell'arco della giornata sono previste 4 porzioni alimentari di anoreghe che si fanno con la tonno. Composto da integratori alimentari e dei corpi di erbe. Successivamente c'è una fase di stabilizzazione dove si esce dalla chetogenesi, si reintroducono i carboidrati per combustione e si riducono piano piano il fatto da consumare e da contare al giorno. Ultima fase di mantenimento con il conteggio delle calorie giornaliere assunte, che è una cosa che diventa estremamente pericolosa perché il paziente decide autonomamente quanto mangiare, quindi 1200-1800 diventa pericoloso anche quello. E anche qua ci sono altri estratti di anorega specifici. Ad esempio di menù, caffè con dolcificante di un puff, che potrebbe essere una bustina a sapore di omeletta, pranzo una verdura con un puff, che potrebbe essere anche qua una zuppa di quadro con di porcini da bere, due merende, un tè con dolcificante di un altro puff, che potrebbe essere una barretta, e la cena 100 grammi di pollo, quindi un assaggio di pollo per vedere se è cotto, la verdura è un altro puff, che non mi viene in mente cosa possa mai essere, forse un panino finto di plastica, insomma. Il problema anche qua non è realmente tanto la chetosi, perché diciamo che questo si viene a una proteica, il problema è che sono chiede anche queste libera vendita e si vedono un protocollo che non è adatto a tutti. Oltretutto il fatto che è educativa, perché non sto imparando a mangiare, sto dimagrendo perché sostituisco i pasti con delle cose che vengono a dimagrire, ma la nostra finita non è vedi come abbinare i pasti, quindi questo è pericoloso perché la ripresa dei chili è praticamente anche qua garantita. E costa una marea di soldi, perché ogni pasta costa parecchio, quindi per una manciata di mesi può arrivare anche a 500-700 euro, facendo un cazzo con una farmacia. Quei soldi che volano. Dieta a peso forma, altro sistema, questo può avere anche senso, nel senso che l'inventore della peso forma dice che una dieta basata su pasti sostitutivi, cioccolatosi, è più appetibile e più facile da seguire. Questo ha senso, perché è vero che si possono andare a rete al cioccolato di mangi che sono un sacco contenta. Come funziona il sito, questa forma, nel quale si inseriscono i propri dati, per peso, altezza, stato, se il testo, che calcola il DNA, il rapporto di altezza, parentesi, quando sappiamo che il DNA è... eliminando i bianchi, noi dovremmo poter campare 120 anni.
Il grande problema sta nel fatto che lui ha, ecco perché si dice anche che abbia fatto pubblicità occulta, comunque accusato in questo senso, perché lui possiede, quanto ho capito, un programma televisivo che si chiama Cerca Salute, che lo spaccia come programma divulgativo, cioè sono tantissime anche la mattina sulle reti, anche un po' più vicine, dove anche non più tra l'altro, però invitando dei medici, delle persone, degli scienziati, insomma degli ospiti illustri a parlare dei benefici dell'omega 3, delle cose varie, però vendendo ovviamente, perché poi dopo c'è un minuto di pubblicità sui suoi prodotti, quindi lui traduce in realtà il programma pubblicitario, pienamente pubblicitario, che lui però spaccia o comunque vende, comunque ci fa finanziare, è un programma scientifico, esatto. E quindi poi vengono pagati, ma tanti hanno anche poi rilasciato interviste, tanti di questi medici, tanti di questi anche colleghi, che sono stati invitati per dover parlare del beneficio dell'omega 3 e appunto dopo c'è la pubblicità del suo omega 3 al marchio, ok? Come funziona questa soliata? Colazione un paio di uova con qualche prodotto, qualche mandorla, noce, un frutto, una palla effettivamente, pranzo e cena, una buona quantità di secondo piatto, verdura fino a sazietà, e se si ha fame si può aggiungere un po' la frutta, quindi completamente priva di carboidrati, poi la prima. Esatto, per dare i complessi. Qua abbiamo ora non so se si vede, sì, le cose per cui integrazioni fuori che non costano neanche pochissimo, tra l'altro, insomma, 140 comprati sono tanto, ma sono 35 euro, Vita Life, 30 euro, quindi insomma ha fatto la sua linea di integratori che veramente vende insieme al suo libro tutto quanto. Il suo libro dal 2014 che è entrato in commercio da oggi ha venduto 400.000 copie. Il costo mensile della sua dieta, perché lui propone proprio questa dieta con una marea di integratori, così, ma per questo proprio di vitamina a colazione, metti già a pranzo, aggiungi l'omega 3 la sera, perché fa tutto parte del suo modello da 30 anni, costa 250-300 euro al mese. La sua società, per questo tutta la mia stima, lui fattura quasi 3 milioni di euro l'anno, perché ha ragione lui, perché effettivamente funziona in questa maniera, chiaramente non c'è niente di più lontano dalla realtà, niente di lontanamente giusto, lui è un giornalista, ma continua imperterrito a fare questo, quindi noi purtroppo dobbiamo insegnarci un pochino di più per contrastare, divulgando correttamente le sue idee. Potrei parlare di diversi anni, competenze, ma non solo, ma non solo. Fai soldi, fai danni. Una marea, una marea. Ma fate una ragione. Questo però ci denuncia quanto c'è proprio un'esigenza da parte della popolazione poi di dover intraprendere queste strade delle corse, secondo loro. Ma poi lui ha anche un modo molto convincente poi di proporre le sue cose. Quindi ricordo io abito a Leo, quindi vicino a Palo Tomato, quando ci fu l'evento, quindi una marea di persone, sentivo anche televisione interviste ai suoi detti carissimi, come dire, quindi le persone che sono andate poi al suo evento erano estremamente convinte, cioè proprio non dico la parte del cervello, ma quasi, perché sono convinte che mi ha salvato la vita, perché sono guarita da chissà che cosa. Ora, se uno segue questa dieta solo vitamina C omega 3, magari manca meglio in generale, sta meglio, sì, ma non perché sta, ok, non perché la sua dieta, perché magari sta togliendo cose che prima usava, con la scusa di fare l'argomento, non è anche psicologia tanto questa. Ok, quindi piccola parentesi da approccio paleo, che non è sbagliato, anzi, in realtà si propone molto bene nel contesto di determinate patologie autoimmunitarie infiammatorie, quindi non è sbagliato. È sbagliato l'idea che propone Manzironi che dovremmo mangiare secondo la nostra evoluzione, secondo la nostra natura, come mangiava i nostri antenati, quindi non c'era la farina, non c'era il latte e così via. Il problema, ovvero la realtà, parlando anche da Piori, perché noi siamo evoluti con la nostra alimentazione, con la pastorizia. Esattamente, con la pastorizia, con l'agricoltura e tutto quanto, quindi non siamo quelli che eravamo, quindi non ha senso cercare di mangiare come a quei tempi, perché non siamo come a quei tempi. Ma lui ci ha fatto un piano uguale. Diete come bufale, qui la parte che io con cui mi verso era tanto meno di più, diete il gruppo sanguigno, ideata tra diversi anni fa da un naturopata americano, il buon Peter D'Adamo. Lui che cosa dice? Che siccome i gruppi sanguigni sono evoluti nel tempo, uno dopo l'altro, immensamente ricaduto. Faccio il nome. Noi dovremmo mangiare secondo l'epoca in cui è nato il nostro gruppo sanguigno. Io sono gruppo 0, ma adesso lo andiamo a vedere subito. Il gruppo 0 è più antico, quindi io sarei sfortunata perché dovrei mangiare come i nostri primi antenati, quindi una dieta strettamente proteica, di carne, pesce, uova, eccetera, perché questo c'era, quindi avendo io questo gruppo sanguigno, dovrei
dovremmo andare secondo queste caratteristiche, perché lui dice che dalla sua competenza naturopatia che al gruppo sanguigno corrisponde un tipo metabolico, un modello metabolico per cui è fatto in questa certa maniera, perché si è voluto in quei tempi. Il gruppo A è il gruppo che segue per i primi agricoltori, quindi chi è il gruppo A qui dentro potrebbe mangiare della frutta vegetariana, quindi con verdure e cereali. Il gruppo B sono i più evoluti nomadi pastori, quindi possono aggiungere, c'è qua tra noi il gruppo B, latte derivati e uova, e il gruppo B, che è più accessoriato e più moderno, può mangiare un regime onnivoro visto tra i B. Quello che lui ha cercato di dare un senso della presenza di lettine, sia sui globuli rossi che in alcuni alimenti, e quindi ha detto sì, io mando una cosa che non viene troppo, che non fanno bene, se quindi non tutto si fa padre eterno, non è mai successo, non funziona. Non ha senso, chiaramente, se si discorso un po' della paleo, andare ad abbinare quindi una sua storia evolutiva con la nostra evoluzione odierna, quindi fa appunto la categoria che è quella giusta. La mia preferita in assoluto è la carinocido base, che sono fratelli di tutti i colleghi, quindi tra me e biologi e tutti scienziati. Quindi buona Robert Young, laureato in medicina presso l'università telematica non riconosciuta ed arrestato per colpa di tutto il futuro della professione, potremmo smettere di parlarne qua di questa dieta, però voglio intrattenervi e quindi in due parole, secondo lui gli alimenti si possono categorizzare in acidi e basici, quindi alcalini, quegli acidi vanno limitati perché fanno malissimo, perché secondo lui l'alimentazione può modificare il pH del nostro corpo, se acido non va bene ci ammaliamo, se basica evitiamo un sacco di problemi, e quindi di definire l'alimentazione in base a questi principi. Non mi sono vero sul fatto che noi non possiamo cambiare il pH del nostro corpo perché abbiamo 3, 4, 5, 7 sistemi tamponi che lo evitano, perché una piccola deviazione al pH del corpo fa molto male, si chiama alcalosi e acidosi metabolica, quindi non succede, non funziona, non può succedere, non è modificabile il pH, tra l'altro digerendo qualche cosa da zero, ma sta. La gente si sente meglio però con questa dieta del miracolo del pH alcalino, ma perché? Se io sto evitando gli alimenti acidi, sto togliendo carni rosse, troppo latte, formaggi, tutti gli alcoli, sto mangiando meglio, ma non è perché stia accantando qualche cosa, banalmente sto mangiando meno robusta, e non perché appunto siano acidi, ma perché magari seguendo questi dieti sto correggendo la mia alimentazione. È una dieta comunque carente perché mancano diversi principi e comunque non capivo perché non è la realtà dei fatti, cioè non è un principio scientifico reale e quindi. Il buon Robert Young è stato arrestato finalmente proprio per prigione, quindi non ho riuscito a mettergli questo screen della notizia. Rapidissimamente, per completare il panorama della follia dietetica NAS, abbiamo detto le uova, le ananas, le ghiaccio, sono tutte fanamente ipocaloriche con l'aggiunta di mangiare più uova. Sono tutte diete da fare per pochissimi giorni, che prende il nome da un alimento in particolare che si consuma un pochino di più. Piccola parentesi sulla dieta del ghiaccio è quella che prevede di dover masticare un po' tanto ghiaccio perché per tutto scaldato, per poter digerire, bruciamo calorie. I conti di questo metodo. Esattamente, esattamente. I conti che poi lui ha fatto non tornano perché per bruciare mezzo chilo, quindi 3500 calorie, se dovete masticare 30 kg di ghiaccio, non va a fare vedere molto prima. A parte che si fa recupero di vista, esatto. Dieta del miele, una normalissima ipocalorica classica, si mangia un pochino di miele perché potrebbe stimolare il metabolismo, non si sa bene perché. In realtà il miele magari l'unica cosa che non è niente che per il suo sapore dolce può spegnere la fantasia di cercare un altro dolce, quindi non rimane ipocalorica. Dieta dell'acqua, degli anni 40 addirittura, della molto vecchia, banalmente ipocalorica, però bevi un sacco di acqua e quindi si dimagrisce. Della serie quando fa mettere e quindi si dimagrisce. Tutte diete equilibrate e carenti con il nutrizionale, tutte le proteiche, con glucidiche, tutte fatte molto per poco tempo perché un po' impazzisce, la ripresa dei chili persi è veramente rapidissima. I miei fiori all'occhiello, sempre meglio, abbiamo dieta della forchetta dove si può mangiare solo roba che si può prendere con la forchetta, tutto ciò che si vuole, è in cassa non si può mangiare. E c'è, aspettate che c'è di mezzo. Dieta della luna, abbiamo la dieta secondo la quale, visto che la luna, questo cambio di fase tra le maree, se io digiuno durante il cambio di fase lunare, mi dreno un sacco. E questo è il principio, che è la tuffa, più frutta la tuffa. Le mie due preferite. Dieta delle lenti blu. Secondo questo principio, se mentre mangio, mi metto un occhiale con le lenti blu, vedo il cibo di un colore diverso, mi diventa un appetente e non lo mangio e dimagrisco. Questo è il mio questa è questa non mi do provata, tanto è fatissimo. Dieta Fletcherizing, citando il suo inventore che è originario,
la natura tormenterà coloro che non masticano. Quindi questo è il titolo della dieta, secondo cui ogni boccone va masticato 32 volte, una volta per ogni dente, e ciò che, non è, ciò che rimane in bocca, no? Va sputato. Quando si beve l'acqua, pure qua bisogna inclinare la testa, una cosa complicatissima, fatto stare dopo 10 bocconi, uno è stufato, mangia chiaramente molto più di prima, si capisce che sta mangiando poco. Questa cosa è molto vecchia, non mi ricordo di che anni, non c'è scritto, è molto milionario, perché tutti quanti a masticare, tutti quanti, però chiaramente non c'è senso scientifico. Ultima parte, la vera divertente, mi spiace, ma non ho chiesto questa, alimenti moderni e danni per la salute, ovvero cosa propone il mercato dei cibi oggi come novità e quali sono i problemi. Alimenti light, questa è una cosa che qui fa pratica clinica come me, con i pazienti sempre. Allora, sono considerati light gli alimenti con contenuto di colesterolo, grassi e zuccheri, quindi a seconda di che cosa è light, inferiore del 30% meno rispetto all'analogo dei prodotti non light. Ricordatevi questo 30%. Per mantenere quei carichi onesti, che sapore e consistenza dell'alimento, vengono aggiunti additivi, perché se è una cosa non perde sapore, devo aggiungere un'altra. Quindi spesso, anche e soprattutto dolcificanti, parlando di alimenti senza zucchero, quindi meglio gli alimenti che vengono colpiti di più, quindi più rappresentati in questa categoria, sono l'antiero caseari, sono prodotti da forno. Perdonami, ma non fatto allontanare da te. Infatti, pensavo di essere in bocca, comunque. Sono i prodotti lattiero caseari, quindi la mozzarella light classicamente, i prodotti da forno e pasticceria, di porco senza questo senza quell'altro, condimenti per insalate e salse come dressing per l'insalata, no? Con lo zero, eccetera, le bevande ipocaloriche. Quali sono i problemi? Sono intanto giustificano psicologicamente con consumi forse di maggiori e leggero possono andare un po' di più, no? Tanto va bene. Hanno un minor potere saziante, perché il grasso sappiamo essere comunque un fattore che aumenta la sazietà. Contengono aggettivi dolcificanti proprio perché levo una cosa ma se ne metti un'altra se non è buono, e spesso nascondono zuccheri, perché una cosa su cui ci sono un sacco di pazienti prendono gli yogurt 0% alla frutta, così è dietetico. No, il mio contiene un sacco di zuccheri, grasso, o meglio lo 0% si riferisce al grasso, nessuno sta parlando di zuccheri, questo vale per tantissimi aspetti, tantissimi prodotti. E mantengono, cosa importante, anche l'abitudine al sapore dolce. Io bevo tantissima Coca-Cola zero, oppure prodotti zero, davanti zero, non sto disabituando da mangiarne tanti, quindi non ho risolto il problema, l'ho soltanto spostato. Alimenti fortificati, ricordatevi anche queste tre definizioni, vi do questa lista. Fortificare un alimento significa renderlo più nutriente senza modificarne il contenuto energetico, semplicemente aggiungendo sali minerali di tenere tipo il sale colorio. Si definiscono alimenti arricchiti, quelli in cui viene incrementata invece la concentrazione di un nutriente che però è già presente, come per esempio le vitamine B nei cereali da colazione. Vengono invece supplementati gli alimenti nei quali vengono aggiunti nutrienti che non sono originariamente presenti naturalmente nell'alimento stesso, come per esempio l'omega 3 nel latte. Okay. Esistono, ci sono state fortificazioni obbligatorie sulla larga scala, come per esempio della vitamina B9 dell'acido folico nel corso dei tempi, per evitare di perdere il cupone orale. Questo è stato poi proprio a livello anche europeo, a livello anche nazionale, poi dichiarato così, quindi si fa ormai in automatico tanti prodotti. Gli OGM, noi parentesi rapida, duro, perché se no non gli altri non domani. È un organismo a cui viene modificato il DNA tramite l'inserimento stabile o la rimozione stabile di un gene, che ovviamente deve migliorare la coltivabilità, la resistenza ai parassiti, insomma, la resa effettivamente non di quantità. Il problema qual è? Non è che faccio proprio male alla salute necessariamente, perché sono anche tanto studiate prima di essere generati. Il problema è la biodiversità che si perde. Il problema è che vanno a coprire altre coltivazioni, il problema è che non sappiamo poi a lungo termine che cosa cambia, quindi a quali parassiti saranno suscettibili e quali parassiti risponderanno. I nuovi allergeni, perché anche questi non li conosciamo ancora, e chiaramente una contaminazione del sistema. Ci sono già tante piante transgeniche in commercio normale, più che altro poche in Italia, ma tanto anche in Canada e in Giappone. La Cina coltiva da 10 anni con loro OGM, da parte di Rive, d'Ancuria, anche quadrate, sono molto carino, però in Italia adesso non c'è nessuna di queste coltivazioni, e se viene venduto, perché vengono venduto il prodotto OGM, deve essere molto bene messo in etichetta. Quindi comunque non è attualmente un problema realmente che abbiamo tanto in Italia. Alimenti funzionali,
praticamente caratterizzati da effetti addizionali della presenza di componenti che interagiscono più o meno direttamente con una funzione fisiologica dell'organismo. Per esempio, parliamo di uno yogurt con i probiotici, oppure una farina, questa non ha mai venuto d'altra casa per assaggiarla, con una fibra particolare, quindi sono alimenti che possono essere tra l'altro naturalmente funzionali, si possono seguire due categorie, come chi naturalmente contiene cose interessanti, come il tè verde del contenuto, ne parlava la collega prima, di catechine, di pomodoro per il ricovero e così via, o possono essere tecnologicamente migliorati come gli alimenti prebiotici o simbiotici. Alimenti senza glutine, alimenti senza glutine destinati ai celiaci sono privi di glutine per poter essere appunto utilizzati la presenza terza del glutine, hanno però un maggiore consumo di calorie perché il glutine ha una molecola strutturale, quando viene tolta per essere elaborato il prodotto deve essere per forza integrato con additivi e cose varie. Sono più calorici, quindi la signora Maria che si va a comprare il pane senza glutine che si fa dimagrire in Spagna un sacco non capisce di netto. Chiaramente la risposta è poi dobbiamo dare a questa, però io tolgo il glutine ma mi sento meglio. Allora, o è effetto placebo perché ti senti un sacco più sana, un sacco più furba, un sacco più povera, oppure sei sensibile al glutine, quindi stai meglio ma non hai avuto una diagnosi tale da poterti chiedere il perché. Quindi questo è il discorso. Ultima cosa, giuro. Alimenti per proteici, questo è importante però, perché non ho parlato tanto ultimamente, c'è una grandissima moda di prodotti per proteici, perché si abbina al proteico, al dietetico, al dimagrisco, quando in realtà sono spesso alimenti estremamente troppo proteici. Io qua ho messo il parole una bistecca, con 100 grammi di bistecca contiene 25 grammi di proteine, 30 ne contiene questa barrettina proteica. Quindi lo sportivo, la ragazzina che prende questa barretta proteica per dimagrire dopo la valetta, sta eccedendo nelle proteine, che è pericoloso, oltre alla qualità dell'alimento che spesso contiene un sacco di roba. Quindi la mia conclusione è che se un milione di persone crede una cosa assurda, la cosa non smette di essere stupida, e vi ringrazio.